una delle domande che mi vengono poste più spesso è se bisogna fare il riscaldamento e come bisogna farlo. Una piccola regola molto semplice è quella che dice che la durata del riscaldamento è inversamente proporzionale alla durata della gara. Cosa significa? Più la gara è corta, più deve essere lungo il riscaldamento, teoricamente. Più la gara è lunga e più può essere breve il riscaldamento. Questo perché? Perché nell'economia di una gara di 5-6 ore, quello che succede subito dopo la partenza normalmente incide molto meno sul risultato finale rispetto a quanto può incidere su una gara di 200 metri. Quindi ovviamente più la gara è corta, più è importante partire nelle migliori condizioni possibili. Ovviamente se parliamo di una gran fondo, sappiamo tutti che prima della partenza bisogna andare in griglia di partenza, quindi molto spesso capita di aspettare anche mezz'ora, 40 minuti prima della partenza. E ovviamente in questo caso il riscaldamento è difficile da attuare, perché anche se faccio qualcosina prima, nel tempo in cui mi trovo in griglia di partenza, diciamo che è tutto vanificato. Se invece parliamo di gare in cui la partenza può essere gestita in maniera più semplice, quindi prima della partenza sto fermo solo qualche minuto, sicuramente il riscaldamento ha un ruolo importante e andrebbe eseguito normalmente, mediamente, parliamo di una cosa di base, dovrebbe essere lungo dai 20 ai 30 minuti come durata totale, a intensità crescente, quindi partendo da un'intensità molto tranquilla, cercando di arrivare gradualmente come intensità per dare un riferimento al ritmo medio, da mantenere magari 2-3 minuti. Dopo questo si può recuperare qualche minuto e si possono fare delle accelerazioni per riscaldarsi bene anche dal punto di vista muscolare. Quindi magari 3-4 progressioni da 10-12 secondi, magari con diversi rapporti, per arrivare alla massima cadenza possibile con quel rapporto e quindi riuscire anche muscolarmente a partire pronti.